Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto non pensate che sia stata bravissima ad aver fatto uscire questo video subito una settimana dopo l'altro, senza interruzioni, senza troppi giorni che passano. Cioè io mi farei un applauso da sola. Per favore fatemelo, perché sono troppo fiera di questa cosa. Ho notato che nel video in cui vi faccio vedere gli esercizi per riuscire a fare la spaccata, che se non l'avete visto vi lascio qua su, fra l'altro vi ringrazio per tutte le visualizzazioni che sta avendo, che io non me lo sarei mai aspettato, e molte persone mi fanno la stessa domanda. La domanda da 1 milione di euro è: quanto tempo ci vuole a fare la spaccata? Dopo questa cosa stile il milionario, e visto che me l'avete chiesto molti, volevo fare appunto un video per spiegarvi questa cosa. Allora, partiamo dal presupposto che per fare la spaccata non c'è un tempo preciso per tutti. Dipende fondamentalmente da 3 cose: da quante volte fai gli esercizi. La cosa ottimale sarebbe farli una volta al giorno, però capisco che in molti casi uno magari ha altro da fare, deve studiare, deve uscire, deve guardarsi le serie TV, e quindi non ha sempre il tempo per fare una volta al giorno gli esercizi, però almeno di farli 3 volte a settimana sarebbe l'ideale. La seconda cosa da cui dipende è da quanto tempo uno fa questi esercizi, perché ovviamente dipende da se hai iniziato ieri o se hai iniziato un anno fa, ma la cosa da cui dipende maggiormente è la fisicità della persona e l'elasticità propria della persona. Ognuno è fatto in modo diverso, quindi uno magari sarà più elastico di gambe, un altro sarà più elastico di schiena, un altro avrà un salto stupendo, un altro avrà giri stupendi. La persona più fortunata dal punto di vista delle gambe, nel senso che è più elastica nelle gambe, ci metterà pochissimo per riuscire a fare la spaccata, anzi a volte non avrà neanche bisogno di questi esercizi per fare la spaccata, mentre la persona che magari è un pochino più rigida ci metterà molto di più. Io non ero all'inizio elastica per niente e ci ho messo circa 3 anni a fare la spaccata, andando a 2 volte alla settimana. Conosco persone che sono arrivate il primo giorno e già facevano la spaccata, e conosco altre persone che dopo 5-6 anni ancora faticano. Un'altra cosa da cui dipende è l'età. Se uno ha iniziato a fare questi esercizi o faceva danza o ginnastica artistica, ginnastica ritmica, comunque sport, anche se la danza è un'arte non è uno sport, dove è necessaria la flessibilità, allora in quel caso sarà più avvantaggiato, soprattutto si è iniziato da piccolo. Una persona che inizia magari a 20 anni a fare questi esercizi non avendo mai fatto niente del genere ci metterà più tempo, perché comunque più si cresce e più è difficile aumentare la propria flessibilità. Se uno non è molto elastico, comunque ci deve mettere più tempo per fare questo. Innanzitutto non vuol dire che non ci riuscirà mai, primo. La seconda cosa è che questo dovrebbe essere una spinta a migliorare e non deve essere visto come un limite. Quindi non disperate, tenete duro e più fate gli esercizi meglio è. Per qualsiasi altra domanda volevo fare il mio primo ask. Quindi fatemi qua sotto le domande all'hashtag Askilly. Potete chiedermi sia domande tecniche di danza sia domande più personali, tipo che cosa ho mangiato ieri sera a cena, che manco mi ricordo. No, sì, la pizza. Ho mangiato la pizza, se lo voleste sapere. Non so se vi interessa, probabilmente non vi interessa, ma ve lo dico lo stesso. Speriamo che me le faccia qualcuno, perché io faccio tutta sta cosa, poi nessuno mi fa le domande, ti immagini? E vi metterò anche il post su Instagram, e quindi seguitemi anche là, sono Illy Dancer. Vi mando un grossissimo bacione. Noi ci vediamo al prossimo video, però prima mettete un like perché questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, e iscrivetevi al mio canale per gli stessi motivi, perché se no non accade niente, però è giusto iscriversi al canale, no? Non siete d'accordo con me? Un bacione enorme, ci vediamo al prossimo video, ciao!